ragazzi! Ciao! Siamo rientrati a Barcellona, stiamo filmando dal nostro appartamento, quindi come avrete capito questo sarà l'ultimo episodio della serie di video che gireremo sul nostro viaggio in Islanda. Ma come? Proprio adesso che è arrivato il sole! Ci eravamo lasciati l'ultima volta al ghiacciaio Vatnafjökull, dopo aver girato l'ultimo episodio abbiamo ripreso il van e siamo diretti alla tappa successiva e lungo il percorso la vista era davvero pazzesca. La tappa successiva è stata Jökulsárlón, dove degli iceberg giganti si staccano dal ghiacciaio, percorrono questa laguna e arrivano alla deriva fino al mare. Alcuni pezzetti di ghiaccio rimangono anche sulla spiaggia nera vulcanica. In questo luogo abbiamo fatto uno dei nostri pochi tour in Islanda. Siamo saliti su una barchetta e ci siamo avvicinati agli iceberg. Questo è stato l'unico giorno di sole che ci ha regalato il sud dell'Islanda. A partire da questo momento il tempo non ci è stato favorevole. La tappa successiva è stata Fjordafjörður, che è un canyon molto, molto figo. È sceso dalla macchina solo Pietro perché io ero troppo presa male da tutta questa pioggia, quindi lui è stato coraggioso, devo dire. Poi ci siamo diretti verso la spiaggia di Reynisfjara. È una spiaggia vulcanica dove c'è una scogliera davvero particolare che sembra l'organo di una chiesa praticamente. Molto molto bella. Dopo questa spiaggia facile da raggiungere ce ne siamo diretti a un'altra, quella di Solheimarsdal, dove ho realizzato uno dei sogni della mia vita. Abbiamo visitato l'aereo dell'armata militare americana che si è schiantato nel 73 in uno dei posti più inospitali dell'Islanda. Per raggiungerlo abbiamo dovuto camminare 8 km sotto la pioggia e Valeria l'ha fatto solo perché mi ama. Sì, solo per quello, mai più. La mattina successiva ci siamo svegliati, pioveva come Dio la mandava, ma dovevamo comunque visitare due cascate, quella di Skógafoss e quella di Sehalandafoss. Quest'ultima molto particolare perché ci si può andare dietro alla cascata. Dopo queste cascate abbiamo guardato le previsioni e non c'erano speranze che il tempo migliorasse. L'idea era di andare sulle Island, che era il motivo per cui abbiamo anche noleggiato un carissimo camper van 4x4, quindi ci siamo intestarditi, volevamo andare a tutti i costi, ma abbiamo chiamato l'assistenza stradale per sapere le condizioni, le strade non erano praticabili. E abbiamo preso una decisione importante che siamo contenti alla fine di aver preso, che il bel tempo era previsto dall'altro lato dell'isola ed era prevista un'aurora super high, livello 6, mai visto nelle previsioni fino a quel momento, 6 su 9. E quindi abbiamo deciso di prendere la macchina, avevamo 2 giorni a disposizione, e andare dall'altro lato dell'isola. Quindi fare 600 km per andare e 600 km per tornare indietro, e l'abbiamo fatto. La sera prima di vedere l'aurora abbiamo avuto la fortuna di fermarci a dormire in un camping sperduto dove abbiamo giocherellato con dei cavalli e lasciati in libertà dai padroni della fattoria. Il giorno dopo ci siamo diretti ad Alvik, in quanto abbiamo deciso di vedere l'aurora nelle sue vicinanze. L'aurora era di un'intensità veramente assurda, perché è uscita fuori che erano le 8 di sera e alle 3 e mezza del mattino, quando distrutti abbiamo deciso di andare a letto, ancora era nel cielo, quindi veramente siamo stati fortunatissimi. Le foto siamo contenti, avremmo voluto farle meglio, purtroppo la luna era luna piena e veramente illuminava tantissimo, per cui era difficile anche gestire tutti i setting della macchina fotografica. A parte in toppi tecnici siamo veramente contenti, siamo andati via dall'Islanda contentissimi di aver visto un'aurora strepitosa. Adesso prepareremo tutti gli articoli su questo viaggio che abbiamo fatto da pubblicare nel blog, così che voi possiate leggere i nostri consigli se anche voi avete in mente di fare un'avventura come la nostra. Vi avviseremo sulla pagina Facebook, ci sarà un altro video che non sarà un video parlato ma sarà un video con delle immagini che selezioneremo sull'Islanda, e per questo dateci un po' di tempo perché è lungo da preparare, ci sono tante cose da far vedere. E questo è tutto, continuate a seguirci per scoprire quali saranno i prossimi viaggi. Ciao ragazzi, ciao.